Giornale Radio Express. Giornale Radio Express. Notizie regionali, locali e approfondimenti. L'informazione libera, attenta e puntuale, ogni ora dalle 7.30 alle 21.30. Seguici anche sul profilo Facebook e Twitter. Un saluto da Stefania Pistritto e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento. La telefonata di oggi dedicata ai problemi della scuola. Da poco meno di un mese è iniziato il nuovo anno scolastico e vediamo quindi lo stato di salute della scuola di Gela. Lo facciamo insieme all'assessore alla pubblica istruzione Marina Laboria. Allora, assessore, dicevo lo stato di salute della scuola gelese. Ci sono molti servizi che sono partiti, come la mensa o anche il trasporto degli alunni, ma che garanzie ci sono su questi servizi? Bene, allora intanto mi preme precisare che contrariamente a quello che è successo negli ultimi anni siamo riusciti a fare partire questi servizi addirittura il 1° ottobre, qualcosa che non era mai successo negli ultimi anni. Devo dire che effettivamente abbiamo delle criticità nel settore perché purtroppo nei capitoli di bilancio relativi allo stanziamento dei finanziamenti necessari per l'espletamento di questi servizi le somme sono insufficienti. Ciò significa che se il Consiglio Comunale non apporta degli emendamenti in sede di approvazione del bilancio preventivo, noi questi disservizi ce li riporteremo inevitabilmente anche nel 2013. E proprio perché queste somme sono insufficienti e questi disservizi noi li abbiamo già avuti negli anni precedenti e nel corso proprio anche dell'anno 2011-2012, tant'è vero che a fronte di 9 mesi di attività scolastica noi siamo riusciti a garantire i servizi solo per 5-6 mesi e questo proprio a causa dei fondi troppo esigui. Quindi si fa un appello al Consiglio Comunale affinché provveda ad apportare i dovuti emendamenti. Siamo riusciti, direi un gesto quasi di forzatura, a far partire alcuni servizi quali la refezione scolastica, il trasporto degli alunni disabili e il servizio di accoglienza specialistica ai bambini disabili in tempi relativamente coincidenti con l'inizio dell'anno scolastico, ma tutto questo perché ho fatto affidamento proprio sull'attenzione che porrà il Consiglio Comunale verso la scuola e quindi confidando proprio nell'approvazione di questi emendamenti. Per quanto riguarda invece l'ultimo servizio, quello che ancora stenta a decollare, il servizio di trasporto degli alunni in genere, posso rassicurare comunque la cittadinanza perché il sindaco ha già firmato un'ordinanza, stiamo provvedendo quindi a dare i servizi alla città attraverso insomma il conferimento di appositi incarichi a associazioni e a società che si occuperanno proprio di questi servizi, quindi anche per quanto riguarda il fattore trasporti si sta riuscendo con enorme sforzo a risolverlo. Assessore, oltre a questi problemi c'è un'altra vicenda che richiede naturalmente attenzione, che è quella della ristrutturazione degli edifici scolastici di Macchitella, Quasimodo e Verga, dove gli alunni sono costretti per il momento a effettuare anche i doppi turni. Com'è lì la situazione e che tempi si prevedono? Pare che a dicembre tutto dovrebbe insomma ritornare alla normalità. I lavori dovrebbero terminare infatti per quella data, per il mese di dicembre, e si sta lavorando alacremente insomma proprio per garantire ai genitori, ma soprattutto ai bambini, di poter svolgere un'attività didattica che sia la più serena possibile. Grazie assessore per il suo contributo, le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Giornale Radio Express. Giornale Radio Express. Notizie regionali, locali e approfondimenti. L'informazione libera, attenta e puntuale, ogni ora dalle 7.30 alle 21.30. Seguici anche sul profilo Facebook e Twitter.